No, non è possibile. Non ci credo, non ci Nevo e blondo penseo andasse sena. ma perché? Perché? Oh, no, Pilato, che è perché? successo? E in questo paese tutti si lamentano. Che è successo? La mia ragazza mi ha lasciato dopo 10 anni. Dieci Dai, ma anni. quanta tristezza queste cose. Tenetele, queste donne, tenetele strette, strette, che poi dipende tante volte da voi perché, cioè, date, date. Mi dispiace questa cosa, veramente. Dai, passerà, non ti No, non preoccupare. passa, non passa. Io davanti a me vedo solo una porta chiusa. Beh, dai, quando una porta si chiude si potrebbe anche riaprire. Lei dice. Così funzionano le porte. Si chiude, si riapre. Che tante volte questo apre e chiude che è la rovina. Che mio fratello è falegname, lo sa, sai quante volte apre? Oppure la serratura devi vedere. Le porte, cioè, il criterio è quello per chi l'ha inventato, che ha messo le cerniere. Apre e chiude, apre e chiude. Beh, ti ho tranquillizzato adesso? Beh, io vado. L'auto sta piangendo. Madonna, che succede? Che succede? Ciao, Piangere in mezzo alla Don strada? Perché piangi? Quale problema incombe? Dino, non so più che pesci prendere. Quante volte è successo a me? E che hai fatto? Ho comprato la porchetta. L'alternativa quella è. E la macelleria poi chiude, poi piange ancora di più. Vada a comprarla. Vai, la brava, che è fatta. Io vado, ciao. Cosa che stai facendo? Mi sto preparando per il mio primo appuntamento. Anch'io. Andiamo, dai. Giacinto, ma non stai in cabina? No, non ci sto, sono uscito. Peccato, vabbè, avevo portato due birre. Aspetta, ti apro! Ma niente! Devi uscire, ognuno a casa sua, non capisco questa prepotenza. Esci! Ehi, che se torna non è colpa mia. Attacca, attacca. Questa, attacca. Vedi che è pazzesco. Don Dito, chi è? Che sa fare lì? Cos'è? È entrato la lucertola nella casa dell'uccello. E non ho capito. Ma torna l'uccello, dove si deve mettere sta lucertola? Ognuno a casa sua deve stare. Se la vedono loro il mese di marzo, tu dammi un po' caretta che sono un pochettino arrabbiata che io. Che succede? Don Dì, mi dispiace, guarda, io da te veramente non me l'aspettavo. Perché? Sono rimasta malissimo. Che è successo? Come che cosa è successo? Scrivere certe cose in quella maniera, in quel posto, che non è deputato a determinate che frasi. Che deputato? Mi fai capire che è successo? Tu stai facendo la raccolta fondi. È normale. E si scrivono quelle cose, guarda, non sono l'unica a Ma dirlo, tutta la perché? Uno scrive cose per raccogliere i soldi, li dobbiamo raccogliere. Non l'ho messo in chiesa, Don cartella. Dì, non, sei stato troppo aggressivo. Perché che cosa ho scritto? Elemosina per la Madonna. No, elemosina per la Madonna. Lo vedi? No. Non si dice. Ma io ho È detto peccato. L'elemosina per la Madonna. Lo vedi? Allora stai nervoso. Ma no, io uno schifo l'elemosina per la Madonna. Ma Gesù non vuole. Ehi, no, raccogli un erbetto e fatti la fissata. Ehi, l'elemosina. Come ho scritto io? Elemosina per la Madonna! No, per la Madonna! Non ti metti in moto, la Don Dino! Gesù non vuole! Per la Madonna! Stai nervoso, per sta calmare! Sta da calmare! Non è per me, Madonna! Vedi la lucertola, per piacere! Calmati! Calmati, per piacere! Che esci, che già sto nervoso! Mo' torna l'uccello, dove si deve me? Esci! Ciao!
Ciao tesoro, come stai? Bene, tu ancora con la disgrazia stai, ma no. E tu sola, il fidanzato? Sì, sì, io da sola, non sono più fidanzata. Che peccato, eppure c'era così tanto amore. A me usa dice, ma sai com'è, l'amore è contagioso. In che senso? Nel senso che tu ti innamori di una persona e quel si innamori di qualcun altro. Oh. Poi, ce la vice brutto quel che si è preso, ma neanche i lunghi del piede mio. Ma quanto sono felice che si sono sposati questi due. Sì. Perché sono proprio il ritratto dell'amore. L'amore è vero, non l'amore morto. Parliamoci chiaro, l'amore è la sensazione più bella che ci sia. Sono d'accordo. Permettimi di dissentire, perché ci sono altre belle sensazioni nella vita. Ehi, Dondino, Dondino, un secondo solo. Non è che stiamo giocando, dai, è una di corsa. Sì, Dondino, secondo la tua esperienza, l'amore è la sensazione più bella che ci sia. Sì, per favore, l'ho detto tante volte catechesi. Ma beh, solo l'amore, Dondino, dai. Ci sono, per esempio, se hai la diarrea e trovi il cesso libero, anche quella è una bella sensazione. Forse superiore pure all'amore. Speriamo di provarla a breve. Momenti. Push! Bella? Belle, sì. Bel visino. Peccato se non un po' piccolo. Vedi, questa è la prova che le donne con il seno piccolo hanno un viso bellissimo. E quelle col seno grande? Non ne ho idea. Brando, qual è la tua situazione sentimentale? La mia situazione sentimentale? Allora, devi sapere che io abito da Trieste in su. Ehi, mi devo trasferire almeno a Pescara. Così posso avere qualche speranza. Ma tu hai visto Antonello? Antonello, l'ho visto. Ma come sta, visto? Sta tosta, eh? È tostata. Le cosce, guarda, le gambe, cioè, ma è oggi la volta buona. Ci vuoi provare? Sì. Basta. Come sta la cosa? Sta bene? Sta bene, vai, sei un figurino. Posso andare? Vai. Antonella, ciao! Ciao, caro, come stai? Io bene, ma tu come? Ma sei uno splendore, ma fatti vedere! Dai! Ma chi sei? Grazie. Anche tu, devo dire, non male. Sto bene. Il matrimonio di una cara amica, per forza. Quest'abito ti piace? Sì, sì, questo Prince Gall ti dona molto. L'ho preso per San Valentino. La settimana prossima, sì. Tu che fai il 14 febbraio, eh? Di che giorno viene? Giovedì. Le polpe! Giovedì faccio sempre polpetta, perché il venerdì poi sta il pesce, quindi la polpetta si vuole che poi il pesce le gira. La carne non ci va il venerdì. No, il venerdì pesce, assolutamente. Sì. Zia, perché tu non ti sei mai sposata? Già il fatto che si dica contrarre matrimonio, contrarre, come fare malattie, ti deve far pensare. Mai, zia, mai. Sto tanto bene in salute. Amore. Mi sento giù, Senti, io... A posto, tesoro. Sì. Amore, ho un leggero ritardo. Amore, a me lo dici. Me ne sono accorto appena ti ho conosciuta. Ehi! Sto qua! Vieni. Chi è? Mia moglie. Mi ha raggiunto, staremo insieme una settimana. Tutto a posto con tua moglie? Sì. Beata a te. Io invece sono stato sfortunato con le mie due mogli. Sì? La prima mi ha lasciato. E la seconda? E la seconda no. Ma lei è la prof di tedesco di mio figlio? Ja, wo. Meine Mutter schnade Speckus, schnade existen fina vecca ne Frau, che ti no, della no, io non capisco, è lui che studia tedesco, io il manco l'italiano conosco appena. E lei il signore? De Santis. È vero, e l'ho anche mandata a chiamare. È arrivata la lettera a casa, venite a scuola, che è successo? Perché volevo parlare con lei. E che è successo? L'ho mandata a chiamare perché suo figlio ultimamente è molto distratto in classe. Stava dicendo? Non la stavo seguendo. Ja, fa schlacht alle Patte, alle figlie.
Allora, dovrei avere il farmaco giusto. Perché adesso... Dottore? Chi è? Signora? Dottore, per favore, ma la mia lastra è pronta? E questa qui è la lastra. Un attimo solo, eh. Ah, ok. Sarei venuta adesso io. Dunque, la lastra. Eccola qua, sì, infatti. Stamattina abbiamo parlato col collega. Niente, qui c'è una evidente costola rotta. Ah, che faccio? Mi ricovero? No, mi diamo una sistemata col Photoshop e poi sta a posto. Okay. Ma io ho dolore ancora. Forza, nel pomeriggio metteremo mano al computer. Ah, ok. Abbiamo scaricato questa applicazione da ieri, allora mo la stiamo usando con più di pazienti. Quindi me posso andare? Eh sì, normale. Tutto a posto? Tranquillo. Grazie, dottore. Arrivederci. Allora, la suppostina? Sì, questa. Vado di fretta, ma che giorno è? Faccio il caffè, non lo bevo perché... Se non mi sbrigo sarà già l'ora del tè. È presto, ma è tardi. Non suonerà la mia sveglia, lo sa. Questo si sa. E io a quell'ora sarò sveglio già. Sveglio pronti già. Partenza, si riaccende la TV. Sta per tornare Mudù. Il tempo che va non mi basterà. È tardi, io non so che fare prima. Non so che ora è, saranno le tre. Ci vorrebbe un giorno di 48 ore più. Se guardi la TV e ridi anche tu, io sono disposto a correre anche sulla luna. E vieni con me, poi torniamo giù. Dobbiamo fare presto, questa è l'ora del Mudù. Ogni mio giorno finisce a metà. La settimana è passata di già. Dopo un mese un altro anno se ne va. Io mi ritrovo sempre qua. Le mani in alto, le mani lì. Tu da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù. Ora gustatevi il Mudù. Il tempo che va non mi basterà. E tardi io non so che fare. Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono?